diamo il benvenuto a tutti i passeggeri su questo treno storico celebrativo dei 110 anni della ferrovia Milano-Lecco, via Molteno, organizzato da Fondazione FS con il sostegno di Regione Lombardia. Oggi siamo molto lieti di essere qui con questo viaggio ulteriore, non previsto inizialmente in quelle che sono le corse che ormai da 3 anni strutturalmente Regione Lombardia con Fondazione FS offre ai lombardi, ma non solo ai lombardi. Un modo per riscoprire la storia di quello che è un servizio che ha unito in realtà l'Italia, quando ovviamente muoversi era decisamente difficile, cioè parlo del treno e più in generale della ferrovia, ma soprattutto la voglia di riscoprire, quindi non solo la nostra storia, ma anche quello che è un modo di viaggiare, di conoscere i territori decisamente più slow, più calmo, più lento, in contrasto con quella che è la nostra vita normale. 110 anni della ferrovia chiamata Besana, ma è una storia epica perché fu il completamento del triangolo di linee principali della Lecco-Como, della Bergamo-Lecco e della Monza-Como, che praticamente tagliò i colli brianzoli. Ma è una storia anche sulla quale riflettere, perché la ferrovia che oggi fa 110 anni fu inclusa negli anni 60 nella lista dei rami secchi, quelle ferrovie che parevano essere sorpassate dal trasporto su gomma. Oggi, a 110 anni, la Besana, grazie all'impegno e alla programmazione, direi la vision di Regione Lombardia, si proietta nel futuro, con l'elettrificazione che arriverà e con l'inserimento in una moderna, efficiente rete di trasporti. Una bella giornata per tutta la Brianza. Questo treno fa parte dell'identità del nostro territorio e quindi vedere così tanta gente, così tanta presenza a un'iniziativa che Regione Lombardia ha sponsorizzato e ha portato in Brianza riempie di gioia, per cui un'iniziativa sicuramente da riproporre nei prossimi anni anche fuori, diciamo, dalle date storiche del Besanino. Quindi quest'anno noi festeggiamo i 110 anni di questo treno, un treno che è fondamentale per la mobilità in Brianza e che come territorio dobbiamo cercare sempre di più di potenziare, perché vuol dire turismo, vuol dire trasporti, vuol dire mobilità green. L'obiettivo è proprio quello di istituzionalizzare momenti come questo e magari di legarli ad eventi della nostra città per far sì che si possa fruire a livello turistico dello strumento del Besanino storico e anche degli eventi della nostra città. Besanino lo ricordo con affetto perché era l'unica possibilità che avevamo per trasferirci verso Lecco o verso Milano e sono proprio felice che lo festeggino. Com'è guidare un treno a vapore? Beh, non posso nascondere che era il mio sogno da bambino, grazie al cielo l'ho realizzato, comunque è molto bello, impegnativo ma molto bello. Spiega un po' come funziona? Ma insomma, qua abbiamo l'acceleratore, come si suol dire, queste sono le marce, mettiamola così, e questo è il freno che comanda tutto il treno, il freno che comanda solo la macchina. Il fuochista invece cosa fa? Il fuochista alimenta il forno di carbone per comunque creare vapore generato dal carbone quando, come una pentola a pressione. E quindi niente, si deve giocare con il vapore, con il carbone, in modo da formare un fuoco sempre ben ordinato, se no la macchina non reagisce.